Nella giornata della legalità, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, dedicato al ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e di tutti gli agenti della scorta, a Napoli una mattinata di iniziative in memoria delle vittime innocenti di mafia. Nella Sala dei Baroni, al Maschio Angioino, il sindaco Luigi De Magistris ha incontrato gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori impegnati nei percorsi di cittadinanza e Costituzione e risposto alle loro domande. L'abbiamo voluto intitolare Fuori le mafie dallo Stato. È importante che si parli di tutto questo, che si stia vicino alle persone coraggiose all'interno delle istituzioni. Il paese non può essere democratico se non sa la verità sulle stragi. Ho raccontato la mia esperienza in magistratura, la vicinanza ai magistrati coraggiosi come Nino Di Matteo che fanno inchieste sulle stragi, la necessità di una rivoluzione culturale, di come le mafie siano cambiate passando dalla strategia del tritolo militare al tritolo istituzionale. Insomma, e i ragazzi hanno fatto domande straordinarie, bellissime. Questi non sono il futuro, sono il presente. Loro sanno perfettamente che le idee di Falcone e di Borsellino camminano nelle loro gambe, pulsano nei loro cuori, alimentano e favoriscono le loro idee.